notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. La questione della Crimea, regione che si affaccia sul Mar Nero, annessa nel 2014 da Mosca, torna al centro del dibattito. La regione deve tornare ad essere ucraina, a ribadirlo il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak. Fino alla metà della guerra, la Crimea era considerata come un pacchetto separato, mentre ora la questione viene discussa in un unico pacchetto, come un territorio che deve essere liberato. È importante che i partner dell'Ucraina pongano correttamente l'accento sulla questione della Crimea. Non ci interessa quello che la Russia vorrà o non vorrà accettare. Abbiamo un enorme debito con i tatari di Crimea. Non è mancata da Mosca la replica del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Crimea è parte integrante della Federazione Russa. Il piano di pace cinese? Qualsiasi tentativo volto a produrre un piano che avvii il conflitto su un percorso di pace merita attenzione. Consideriamo il piano dei nostri amici cinesi con grande attenzione. Ripetiamo ancora una volta che per ora non vediamo i presupposti per avviare la questione lungo un tragitto di pace. L'operazione militare speciale continua. Ci stiamo muovendo verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Proseguono intanto i raid russi sul paese. Kiev rivendica l'abbattimento di 11 droni nemici, mentre Mosca annuncia di aver distrutto un deposito di munizioni vicino a Bakhmut, città sotto assedio, e di aver abbattuto 5 droni in dotazione all'esercito di Kiev. È morto a Mosca lo scienziato politico Gleb Pavlovsky, ex consigliere di Vladimir Putin, poi estromesso nel 2011 e diventato critico col Cremlino. La sua scomparsa, all'età di 71 anni, in seguito a grave malattia, è stata resa nota da Simon Kordonsky, dell'Alta Scuola di Economia di Mosca. Nato a Odessa, Pavlovsky aveva sostenuto i politici filorussi in Ucraina. Riconoscimento per l'attore americano Steven Seagal, a cui il presidente russo ha conferito l'Ordine dell'Amicizia. Seagal, che ha anche cittadinanza serba e russa, è da tempo un fan di Putin e dal 2018 è rappresentante speciale della Russia per le relazioni umanitarie con gli Stati Uniti. E per ora è tutto, ulteriori aggiornamenti sul sito adnkronos.com.